Ottava puntata della rubrica Stylist per un giorno ed oggi vestirò per voi l'olandesina di YouTube. Eccoci qua, allora, benvenuti in questa nuova puntata della rubrica Stylist per un giorno, la rubrica in cui vesto degli youtuber particolari o comunque che mi suggerite voi o che sono nelle mie grazie e li vesto con degli outfit creati ad hoc per loro, con cose che ho trovato sul web. Oggi è la volta di Nicole di KissMakeup01, come mi avete suggerito nei commenti. Tra l'altro vi invito a scegliere chi sarà la protagonista della prossima puntata e potete farlo andando sotto all'ultimo video, quello sul cameraman misterioso, e scegliendo tra 141 Ari o Ragazza Rossetto. Potete farlo lì oppure anche qua sotto, sarebbe meglio lì così non perdo tutti i conteggi. Attualmente siamo in pari merito e quindi vedremo chi la spunterà per il prossimo outfit. Ma veniamo alla protagonista di questa puntata, Nicole. Quindi Nicole di KissMakeup01. Mi sono ispirato comunque alla sua freschezza perché secondo me è un personaggio molto fresco, appunto molto giovanile, ma assolutamente estivo. Boh, non so, mi sprigiona giovinezza e un carattere estivo, una brezza marina, e quindi ho creato per lei un outfit assolutamente leggero, brioso, rosato e dalle tinte anche un po' comunque dolci e sbarazzine, assolutamente. So che lei è anche molto elegante e comunque utilizza anche capi di un certo spessore, però io ho voluto soffermarmi su questo suo carattere e questa sua nota tra le sue sfumature un po' sbarazzine, un po' ragazzina. Ma iniziamo subito. Il primo capo che ho scelto per realizzare questo outfit sono questi jeans skinny, sono fatti di questo denim con una lavatura speciale, un lavaggio speciale che li rende molto vissuti, molto strong e sicuramente particolari. Poi hanno il taglio così stretto che secondo me si addice proprio al look che volevo creare per Nicole, un look comunque super metropolitano e super casual. Su questi jeans ho associato una t-shirt crop tee, quindi un po' spezzata, che mi è piaciuta subito tantissimo, che ho trovato su Etsy e quindi è fatta artigianalmente e riproduce, diciamo, la texture dell'anguria, del cocomero, con tinte un po' acide. E quindi mi piaceva tantissimo questa abbinamento di colori un po' pastello, un po' acidi, perché è una t-shirt molto vistosa. Visto che siamo in estate non ci vogliono tanti capi perché già si cola dal caldo, quindi figuriamoci altri capi, assolutamente no, ma io ho giocato con gli accessori e quindi ho scelto questa borsa davvero particolare e ho trovata su ASOS. È fatta praticamente a mo' di beverone, bibitone dei fast food, e quindi è come una sorta di milkshake ma fatto di lacrime di unicorno e sempre con tinte molto accese, molto vivaci, un po' anche fluo, e mi piaceva tantissimo sia perché era originale e sia perché aveva questi colori e questa forma un po' cilindrica. E per completare questo outfit veniamo all'altro accessorio, che è l'accessorio regina, diciamo, di ogni outfit, e che sono appunto le scarpe. Adesso mi direte tutti che ho scelto delle scarpe super tamarre, ma è stato più forte di me, non ce l'ho fatta, e ho scelto questi zatteroni di Amazon che sono in questo tessuto un po' vinilico e quindi anche riflettente, un po' olografico, assolutamente fucsia, con questa para bianca che è un super car armato che alza e slancia la figura, e sono comunque in sostanza dei sandali zatterone. Sono super trash ma io li ho adorati e c'erano anche in altre varianti colore. Ed il tocco finale dell'outfit non poteva che essere un accessorio tsushizzato, che è questa collana Trilogy Piggy. È una collana di perle, però con questi tre inserti fatti a maialino, che secondo me caratterizzano la personalità di KissMakeup01, perché lei è sempre molto pucciosa, un po' Hello Kitty, e tutto questo mondo rosato, e secondo me con questa collana questo lato della sua personalità viene assolutamente fuori. Tra l'altro questa collana è sempre molto apprezzata dai nostri fan o comunque dai nostri follower, infatti qua la vediamo indossare a Gaia, che è una nostra super fan, e qui la vediamo in alcuni scatti insieme a me. E adesso che abbiamo visto tutti i capi uno per uno, non ci resta che vedere l'outfit finale. Eccolo! Questo è l'outfit finale. Come vedete è un outfit assolutamente estivo,
quindi dai toni pastello, colorati, poi con l'aggiunta del jeans che lo rendono comunque molto casual e adatto anche alla città, e senza dimenticare gli zatteroni fucsia vinilici che secondo me gli danno un tocco molto più aggressivo e molto più underground proprio di Amsterdam. E non dimentichiamoci infatti che Nicole vive ad Amsterdam. Mi piace talmente tanto questo outfit e la composizione finale che ho creato praticamente una sorta di carta da parati che ve la faccio vedere ora, e secondo me sarebbe fighissima in qualsiasi casa o anche come texture per un vestitino tutto un po' pattern di mini Nicole cocomerate. Questo era l'outfit che ho creato per Nicole. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa avreste messo al posto di una cosa, ad esempio. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate delle scarpe, che sono sicuramente un trend di questa stagione. Gli zatteroni così, che possono sembrare anche un po' brutti e ostili, ma secondo me invece sono proprio molto protagonisti, molto arroganti, sono una scarpa arrogante e ci piace. E quindi niente, fatemi sapere se questo outfit vi è piaciuto. Non dimenticatevi di dirmi chi vorreste vedere nella prossima puntata, quindi fra 141 Ari e Ragazza Rossetto, due bionde doc di YouTube assolutamente completamente diverse tra loro. E niente, questo era il Stylist per un giorno Kiss & Makeup 01, e ci vediamo con i prossimi video. Tschüss!